Amici di Inter, Fan TV, Cuori Forti Nerazzurri, bentornati da Michele Borrelli alle videopagelle di Inter Sampdoria. Inter batte Sampdoria 2-1, succede tutto tra il 73esimo e il 79esimo, almeno per quanto riguarda i gol. Prima D'Ambrosio su assist di Perisic, il pareggio di Gabbiadini è entrato da poco su un rimpallo, servito da un rimpallo, rinvio di Skriniar, tocca a João Mario, la palla finisce a Gabbiadini che batte Handanovic, 17esimo gol preso dall'Inter. Peccato, si era vicini a una nuova partita senza prendere gol, e poi però il 2-1 decisivo di Nainggolan sul colpo di testa, l'assist di Skriniar, se possiamo chiamarlo assist, un colpo di testa all'indietro, però Nainggolan poi proprio tra quella selva di gambe tra cui Skriniar è riuscito a far passare il tiro che ha battuto Audero per il definitivo 2-1. Inter che ristabilisce le distanze con il Milan più 4 e, se vogliamo, allunga anche, perché la Lazio e l'Atalanta hanno perso, quindi si torna a più 8 sulle quinte, anche se la Roma deve ancora giocare con il Bologna ovviamente lunedì sera. Ma come sempre nelle videopagelle, qui vedete uno dei migliori in campo, Nainggolan insieme a D'Ambrosio. Partiamo dalla difesa, Handanovic gli do un bel 6,5, parata importante ma un paio di interventi importanti da capitano con la fascia, poi si è parlato anche di Icardi ovviamente anche oggi, però restiamo un attimo sulle videopagelle e poi magari avremo tempo di tornare su questo discorso. Icardi in tribuna con Wanda Nara, ne ha parlato sia Marotta nel pre e nel post partita, specificando ancora una volta come non era un discorso di contratto, di ingaggio, anzi nel post partita ha ribadito proprio Mix Zone Marotta che l'Inter farà recapiterà insomma una nuova offerta come promesso all'agente di Icardi per il rinnovo. Ma torniamo a noi, difesa, dicevo D'Ambrosio tra i migliori, quindi gli do 7,5 così come a Nainggolan. A me dispiace che qualche tifoso dell'Inter ancora non riesce ad apprezzare, non so se per partito preso, le qualità di questo giocatore che ancora una volta, con l'abnegazione, con la presenza in area di rigore, quando ci sono le difficoltà, riesce anche a dare quel qualcosa in più, perché sì, ha preso un'ammonizione nel primo tempo quando Quagliarella stava andando verso la porta che gli aveva preso il tempo, però poi per il resto decisivo nell'occasione del gol, va a anticipare il marcatore, anche in altre azioni dà il suo contributo in area di rigore, una squadra che poi abbiamo visto fatica a concretizzare. Già a Parma era andato in gol, però poi annullato perché l'ha presa col braccio, ma col braccio è scivolata. Comunque il suo apporto anche in zona offensiva lo dà sempre, soprattutto quando poi le cose si fanno complicate negli ultimi minuti o fasi di partita. Do un 6 più anche ad Albert, che deve dimostrare in questa seconda parte di stagione di meritarsi l'Inter per il futuro, deve scrollarsi questa timidezza. Oggi qualche segnale l'ha dato, un bel tiro nel primo tempo, lui il tiro ce l'ha, lo deve provare di più, così come andare a cross con continuità. Qualche segnale buono da Albert c'è, devo dire che anche le ultime volte che aveva giocato c'era stato, ora deve guadagnarsi il posto con un po' più di continuità, vista anche l'indisponibilità in Europa League, quindi può giocare a Samoa in Europa League e avere più spazio d'Albert in campionato, soprattutto in determinate partite dove l'Inter deve attaccare. I difensori centrali, ho visto delle differenze tra De Vrij e Skriniar a favore di De Vrij. Io dico che comunque Skriniar, al di là del rimpallo sul gol, ha fatto vedere anche oggi, sia perché poi si è riscattato con l'azione del 2-1 dove ci ha messo comunque la testa, poi il velo, e comunque anche dal punto di vista della leadership, del coraggio che trasmette quando la Samp stava cercando di attaccare, è uno di quelli che si fa sentire di più in campo. Si diceva spesso leader cercasi, ma Skriniar lo è sempre stato, lo ha confermato anche oggi, e Nainggolan poco alla volta deve prendersi anche lui quel ruolo. Quindi a Skriniar do 6,5 così come do 6,5 a De Vrij. De Vrij, diciamo, non è entrato nel gol subito e fatto, però ha fatto una buona partita, una partita pulita, peccato solo appunto per il gol subito, ma continua a essere una coppia difensiva molto 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 buona. Oggi qualche cosina concessa all'avversario, ma comunque sopra la sufficienza la prestazione dei centrali dell'Inter. Qualche nota negativa a centrocampo, non voglio dare insufficienze però oggi, quindi do 6 meno a tre giocatori, a Brozovic, a Politano e a João Mario, che è entrato al posto di Gagliardini. Do 6 a Gagliardini. Allora, Gagliardini ha fatto un paio di belle aperture, un bel lancio anche per Lautaro Martinez, era quasi praticamente in porta, poi di sinistra ha sbagliato Lautaro e poi è stato sostituito alla metà del secondo tempo proprio da João Mario.
Dicevo Mario che io avevo no, invocato nella vigilia come nuovo giocatore a fianco a Brozovic e a Nainggolan, in realtà anche oggi ha dimostrato che lui forse è più da partita, da impostazione di partita che da finali di partita, quando poi magari c'è più da battagliare. Lì era ancora 0-0, Spalletti ha provato anche a centrocampo questa carta João Mario, ha avuto anche un po' la sfortuna lì di trovarsi nel rimpallo del gol subito. Niente, gli si chiedeva di mettere un po' più di ordine, lui quel tipo di giocata ce l'ha, ma c'era anche da battagliare quando è entrato, quindi secondo me non è che ha fatto proprio grandissime grandissime cose, così come Brozovic che ci ha abituato veramente bene, sì, sempre al centro del gioco, comunque ha fatto il suo, però ha perso anche qualche pallone di troppo e qualche lancio non è stato lancio, comunque passaggio in avanti non è stato poi così preciso. Politano, dicevo, sei meno come João Mario, che è subentrato a Gagliardini e Brozovic. Politano perché ha tentato diverse volte anche la giocata, la conclusione, ma i tiri sono andati purtroppo fuori, o tiri bassi o tiri alti, soprattutto nel secondo tempo il tiro a girare era proprio il tiro dalla sua mattonella preferita, se l'è portata sul sinistro, peccato, peccato perché poi non è riuscito a prendere lo specchio della porta. Molto molto bene invece continua il percorso di crescita a Nainggolan, così come a Parma, quindi gli do un bel 7,5 a Nainggolan. Dicevo Gagliardini 6, avevo detto del lancio a Lautaro, ma oltre al lancio ha fatto vedere anche qualche buona cosa in fase difensiva. Certo anche lui, un po' come Dalbert, si deve scrollare di dosso le difficoltà, le indecisioni anche caratteriali, e deve andare a dimostrare di poter dare lui qualcosa all'Inter più che a riceverla, perché il periodo adesso sarà sempre più complicato, ci sarà da fare punti, fase finale, coppe e partite da giocare, lui non è in lista, in campionato deve dimostrare di poter essere un valore aggiunto, però ripeto, proprio per la situazione difficile e per non aver avuto continuità nel passato, il 6 a Gagliardini lo do. Al posto di Politano è entrato Candreva, stesso discorso per Gagliardini, ha corso tanto, ha sbagliato qualcosina, ma comunque anche a lui do la sufficienza. Nainggolan invece, dicevo, 7,5 sul solco di Parma-Inter, qui ci ha messo anche il gol, lì ci aveva messo l'assist, poco alla volta ci sta iniziando a far rivedere quelle sue classiche giocate, quindi Nainggolan bene, 7,5, così come do un bel 7 a Perisic, anche se è un 7 che insomma così mi fa un po' pensare, perché quella palla che va a prendere per far rimettere presto in gioco Audero il pallone, altre situazioni come la disperazione nel primo tempo per un gol sbagliato, l'ammonizione, insomma è un Perisic che si vedeva che voleva dare qualcosina in più, ha influito il discorso di Cardi, ma secondo me qualcosina sì, poi ne ha parlato anche Marotta nel prepartita, nel postpartita ha parlato lo stesso Spalletti, che ha chiesto un po' anche di presenza di Cardi nello spogliatoio, anche a festeggiare i passi che deve fare, come aveva detto alla vigilia, ma Marotta anche nel postpartita ha confermato, un po' ha detto problemi di sicurezza anche per il post partita, per andare negli spogliatoi, dall'altra ha aperto al rinnovo dicendo che come promesso farà recapitare a Wanda Nara una nuova proposta, e speriamo davvero che si possa trovare una soluzione. Dicevo Perisic 7, decisivo nel primo gol, ha fatto molto molto bene, gli manca ormai solo quel poi quella conclusione, no? Il tiro finale, il colpo di testa, ha sfiorato, ha preso diversi palloni, oggi dal punto di vista dei movimenti ha fatto tutto quello che doveva fare. Lautaro Martinez do 6,5 perché un po' come Perisic, movimenti giusti, anche dei bei palloni ha dato, però ha sbagliato dei gol un po' importanti, soprattutto nel primo tempo il lancio di Gagliardini, poi anche nel secondo un altro gol sbagliato che potevano costare caro, un po' ci ha ricordato quelle partite con la Lazio in Coppa Italia e il PSV Eindhoven, però poi fortunatamente è finita bene e ha fatto vedere secondo me ancora una volta che è complementare Icardi, perché lui i palloni anche da servire al compagno ce l'ha nel DNA, quel tipo di gioco. Do a Spalletti un 6,5, non era facile, ha veramente giocato anche lui a bordo campo, si vedeva che era una partita che sentiva molto, anche perché Marotta ha ribadito come Spalletti sia stato centrale, no? Nell'applicazione di alcune regole, in queste decisioni che sono state prese,
e oggi la squadra ha risposto, quindi sia a Parma nel secondo tempo ma anche oggi con la Samp c'è stata una risposta della squadra, e quindi questo è da riconoscere al mister. Ricapitolo: Handanovic 6,5, 6 più ad Dalbert, 6,5 anche a Skriniar e De Vrij, 7,5 a D'Ambrosio, 6 a Gagliardini, subentrato João Mario 6 meno meno anche a Brozovic e Politano, 7,5 a Nainggolan, qui alle mie spalle il mio bodyguard in questo post partita, 7 a Perisic, poi ancora se vogliamo anche 7 più a Perisic, 6,5 a Lautaro Martinez, Vesino subentrato senza voto, Candreva 6 subentrato, così come ho detto João Mario 6 meno meno subentrato, Spalletti 6,5. L'Inter ha vinto, si è portata di nuovo a più 4 sul Milan, ma soprattutto il quinto posto che si allontana fortunatamente, perché l'Atalanta ha perso col Milan, la Lazio ha perso col Genoa, quindi ha 8 punti, anche se la Roma deve giocare ancora col Bologna. Per l'analisi tattica della partita 4-2-3-1 lunedì ci vediamo, ma soprattutto ci vedremo lunedì, perché ci sarà da intervistare, da sentire un po' tutto il post assemblea dei soci, quindi nel pomeriggio dal Meazza ci vedremo anche ovviamente su Interfan TV. Iscrivetevi al canale, sempre Forza Inter. Ciao a tutti, da Michele Borrelli e dal Meazza è tutto.